Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Amiga 500 contro Atari 1040 ST. Attenzione gente, dell'Amiga 500 ho già parlato tanto quanto dell'Atari 1040 ST. Il link sui podcast sulle due macchine le trovate in descrizione. In questo podcast affronteremo una retrospettiva tecnica e commerciale per comprendere storicamente quale e perché delle due macchine una ebbe a stravincere commercialmente in Italia, mentre l'altra ebbe solo un modesto successo. Non ci porremo quindi nessun quesito sulla validità tecnica delle due macchine e su quale è la migliore da recuperare per una collezione di retrocomputing. Dunque, l'Amiga 500 fu introdotto commercialmente nel maggio del 1987. Atari 1040 ST fu introdotto commercialmente nel giugno del 1985. Atari 1040 ST era quindi sul mercato a 2 anni prima rispetto ad Amiga 500. Atari ST 1040 aveva un 68020 a 16 MHz con 1 MB di RAM, ma poteva essere espanso con altri 3 MB per un massimo di 4 MB. Atari 1040 ST era una macchina chiusa. Seguiva la filosofia del Commodore 64, tastiera con sotto l'unità centrale e porti di uscita di comunicazione sul retro. Aveva mouse e disk drive da 3,5 in bundle. Un sistema operativo TOS che era quasi identico come look and feel con il Macintosh di Apple. Infatti esplose una feroce causa legale tra Apple ed Atari, in cui Apple trascinò Atari in tribunale per il plagio del sistema operativo. Amiga 500 invece era molto diverso come case dall'Amiga 1000, pur essendo l'Amiga 500 de facto identico all'Amiga 1000, tranne per il fatto che Amiga 500 aveva il doppio della RAM di Amiga 1000. Amiga 500 uscì commercialmente nel 1987. Amiga 500 riprese i canoni stilistici dell'Atari 1040 ST. Atari 1040 ST aveva un 68020 a 16 MHz, ve l'ho già detto. L'Amiga 500 aveva solo un 68000 a 7 MHz. Atari 1040 ST aveva una CPU migliore, un 68020 rispetto al 68000. Ed il clock dell'Atari ST era il doppio di quello dell'Amiga 500. RAM di base. Atari 1040 ST aveva 1 MB di RAM, Amiga 500 solo 512K, cioè esattamente la metà della memoria dell'Atari. Amiga 1040 ST poteva essere espanso sino a 4 MB, quindi si poteva inserire nell'unico slot di espansione altri 3 MB di RAM. Amiga 500 invece aveva anche lui un unico slot di espansione, poteva essere espanso fino a 2 MB. La possibilità di espansione di RAM di Amiga 500 era la metà di Atari 1040 ST. Amiga 500 costava circa 1.121.000 lire, mentre l'Atari 1040 ST costava esattamente la metà di un Macintosh Plus, che all'epoca il Macintosh Plus quotava la stratosferica cifra di circa 4 milioni e mezzo, mentre l'Atari ST era apprezzato a circa 2 milioni e qualcosa di lire. Atari 1040 ST aveva una CPU migliore, era più potente e aveva anche il doppio della RAM, però, ecco, però costava esattamente il doppio di Amiga 500. Il prezzo molto più alto di Atari 1040 ST relegò la macchina ad un diverso target commerciale, ossia un computer come strumento professionale piuttosto che ad uso ludico ed hobbistico da parte degli appassionati. Il grande punto di forza di Amiga 500 era che era compatibile con Amiga 1000,
ma costava la metà dell'Atari 1040 ST e nello stesso tempo Amiga 500 era più economico dell'Amiga 1000. Inoltre Amiga 500 aveva un'ampia possibilità di scelta di stampanti, tutte le stampanti Commodore ad aghi ad 8 bit erano compatibili con Amiga 500, quindi le Commodore MPS 801 e 802 funzionavano benissimo, erano molto più economiche delle stampanti Atari da comprare. Inoltre le stampanti Commodore MPS erano facili da mantenere con cartucce a nastro compatibili. Inoltre molte stampanti di produttori giapponesi iniziarono ad essere compatibili sia per Commodore quanto per PC, allargando l'offerta commerciale in favore di Commodore e non di Atari. Atari invece poteva contare solo su poche stampanti che erano più costose e poco diffuse, e questo fattore limitò ulteriormente la diffusione commerciale della macchina per un uso ludico ed hobbistico. In Italia commercialmente si impose Amiga 500, tantissimi proprietari del Commodore 64 recuperarono il loro monitor Commodore 15 pollici a colori quanto la stampante MPS 801 o 802, oppure eventualmente anche il disk drive da 5 pollici e un quarto se li avevano già comprati, e passarono ad Amiga 500 spendendo la metà di quello che avrebbero speso se avessero comprato un Atari 1040 ST, il quale era incompatibile con hardware Commodore per stampanti e monitor ed eventualmente anche disk drive, anche se quelli da 5 pollici e un quarto erano poco utilizzati per il software Amiga. Se un utente non aveva già hardware Commodore da riciclare, ecco, nell'acquisto di Amiga 500 obiettivamente era preferibile comprare un Amiga 500 perché costava la metà rispetto ad un Atari 1040 ST. Anche se Amiga 500 aveva meno RAM ed una CPU meno potente, obiettivamente c'erano tantissimi programmi per Commodore Amiga, tantissimi giochi, tantissimi programmi di produttività personale, tante riviste, tanti club dedicati, insomma non valeva la pena spendere il doppio, dato che la differenza in termini di prestazioni multimediali non era così palese come quanto lo era il prezzo. Quello che si sarebbe speso per avere solo un Atari 1040 ST lo si sarebbe potuto spendere rateizzato nel tempo avendo anche monitor, un secondo disk drive da 3 pollici e mezzo e poi stampanti ad aghi Commodore. Inoltre c'era tanta scelta di schede RAM per Amiga 500, disk drive esterni, stampanti Commodore e giapponesi a prezzi più economici di quelli disponibili invece per Atari. La scelta in termini di espansioni, stampanti e software erano tutte in favore di Amiga 500. Queste sono le ragioni storiche e commerciali che spiegano perché Amiga 500 in Italia ebbe un largo successo commerciale. Atari 1040 ST era molto più costoso, rimase nell'ombra di Amiga 500. Non permeò il segmento del mercato home computing, perché Atari 1040 ST costava il doppio e aveva meno scelta anche nell'ambito delle stampanti. I proprietari invece dell'Atari 1040 ST solitamente lo acquistarono come hardware per la musica, quindi hardware professionale, bene strumentale, da collegare a tastiere elettroniche ed amplificatori. Quindi l'Atari 1040 ST fu un hardware di nicchia, un computer professionale dedicato al mercato dei musicisti, quindi un bene strumentale, bene durevole. Anche Amiga 500 avrebbe potuto essere collegata a tastiere elettroniche ed amplificatori con interfaccia MIDI, ma la macchina solitamente rimase prevalentemente nel segmento home computing, ossia ad uso hobbistico e ludico. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!